Benvenuti a Pala ragazzi, qua sono la Giovane Gardo, ci sono da soli e sono qui a presentare un nuovo video. E ragazzi, questo qua è un video abbastanza particolare, o meglio anche speciale. Questo perché? Perché ragazzi, allora oggi sono qui a presentare uno squad builder. Ma ragazzi, è il mio primo squad builder da quando ho iniziato a giocare seriamente a FIFA 14, in cui non utilizzo il 3-5-2. Questo perché? Perché ragazzi, un macello di gente, ma veramente tanta, mi ha chiesto appunto se potevo fare anche degli squad builder con altri moduli. Questo perché? Perché con il 3-5-2, o meglio, utilizzando il 3-5-2 bisogna sapere difendere, ma difendere bene, diciamo. E quindi c'era, appunto, sorgeva questo problema da alcuni utenti che non sapevano difendere bene. Come faccio a difendere se ho solo 3 difensori? Quindi ho detto, dobbiamo sviare questo problema. Come sviarlo? Passiamo ad un modulo con 4 difensori. E qual è il modulo che mi è piaciuto di più? Ragazzi, il modulo che mi è piaciuto di più è il 4-3-3-4, che è quello, diciamo, più offensivo, che si avvicina al 3-5-2, però appunto con 4 difensori, quindi è una cosa abbastanza tattica. Io tra i due non so ancora quale preferisco, però devo dire che mi sono trovato veramente bene con questo modulo. E poi ragazzi, una piccola precisazione: la squadra di oggi sarà veramente una squadra che costerà un macello, perché sarà Cristiano Ronaldo leggenda, che è ancora quello del Wager Match. E quindi appunto, se voi volete e potete farla, ve la consiglio alla stragrande, ma se no potete prenderne tranquillamente spunto. Prima di iniziare ragazzi, volevo anche salutare un mio amico, quindi bella Pietro, salutiamo Pietro e partiamo subito. Allora, in porta, innanzitutto ragazzi, tengo a dirvi che questa è un'idea, vabbè, come al solito in porta la difesa è sempre quella, perché è sempre quella, perché ovviamente mi piace alla grande. Infatti in porta utilizzo Neuer come difensore centrale, da una parte utilizzo Dante e dall'altra Boateng. Che dire ragazzi, per me è una difesa non forte ma forterima, veramente mi è piaciuta un sacco. Sono sempre i soliti giocatori, 28 partite 2 assist, 75 partite 3 gol e un assist per Boateng. Passiamo invece ai terzini. Allora vabbè, le chiamistelle le potete vedere, comunque i terzini. Allora qua inizia a cambiare la squadra, infatti come terzino sinistro utilizzo Marcelo, ma si può utilizzare sia Marcelo che Fabio Contrao. Io provandoli entrambi ho potuto scegliere appunto di utilizzare Marcelo, perché mi è sembrato ovviamente più forte. Non gli ho ancora messo una chiamistelle, ma credo che gliela metterò dopo, credo che gli metterò Sentinella, però appunto devo vedere bene. Terzino destro, no, ho errato alla grande, scusate. E intanto colgo l'occasione per ringraziarvi tutti ragazzi, siete veramente fantastici. Il video, il Wager Match di Cristiano Ronaldo è arrivato a 5.000 mi piace ragazzi. Io non avrei mai immaginato di raggiungere, o meglio per i livelli in cui sono adesso, 5.000 mi piace. Quindi ragazzi, grazie mille e grazie mille ancora. Poi ci tengo un attimo a dirvi che, aspettate intanto metto il terzino destro, che il Pink Pale di Cristiano Ronaldo credo di farlo. Però, appunto, prima di farlo vi spiegherò bene la situazione, è una cosa abbastanza tattica. Quindi, non aspettatelo a breve. Cosa dovete aspettare a breve? Un altro ping pale, che sarà quello dell'attaccante di questa squadra. Comunque adesso andremo a vedere. Come terzino destro utilizzo Zabaleta, ma potete utilizzare un terzino destro o del Chelsea o del Manchester City. Questo servirà per dare doppia intesa all'ala destra. Infatti come ala destra sto utilizzando Jesus Navas. E però appunto io utilizzo il terzino destro del Manchester City, che è appunto Zabaleta, che mi piace assai. Io l'avevo comprato Team of the Season su FIFA 13, mi era piaciuto un sacco, l'ho provato su FIFA 14 e mi è piaciuto assai lo stesso, quindi è un po' una magicata. Passiamo subito al centrocampo centrale. Allora, da una parte utilizzo il magico Ramirez, e dall'altra utilizzo come sempre il mio centrocampista centrale, o meglio CDC preferito, che infatti è Casemiro. Ragazzi, innanzitutto voi potete adesso notare dei ruoli sfalsati, o meglio io utilizzo come CC un CDC, oppure un'ala destra come un esterno destro come ala destra. Questo perché? Perché ragazzi, io utilizzando dentro il 5-2, appunto non ho deciso di cambiare di modulo, però l'intesa sarà comunque a 100, quindi avranno tutti 9 di intesa, quindi alla fine poco importa, se volete cambiarli tanto meglio. Passiamo alla sinistra, il giocatore più magico di questa squadra, che è appunto Cristiano Ronaldo Team of the Year, che è appunto quello che ho vinto contro il magico Gabbo, e che saluto ma non so se sta guardando questo video. Comunque 98 di velocità, 97 tiro, 87 passaggio, 98 di tiro, 52 di difesa, 92 colpi di testa, ragazzi, è come una bestia. Quindi si va a dire 13 gol e 3 assist. Da quando l'ho iniziato a utilizzare come ala sinistra, ragazzi, lo sto sfruttando molto di più. Infatti qual è la pecca di questi giocatori? Costano un macello, se li si usano nel 3-5-2 equivale a buttare via quei soldi, perché non li si utilizzano così tanto da poter farli valere quei soldi, credo si dica così. Comunque passiamo subito al COC. Allora, da COC, l'unico COC non da una parte. Allora, come COC utilizzo, l'avevo anche già utilizzato nei vecchi squad builder, infatti di chi sto parlando, sto utilizzando De Bruyne. Ragazzi, De Bruyne, centrocampista offensivo centrale del Chelsea belga, mi piace veramente un sacco, l'ho sempre detto. Che, allora, al suo posto, volendo potete utilizzare anche Oscar, come anche altri centrocampisti offensivi centrali della Barca,
Questo però dipenderà dall'attaccante che sceglierete. Ma secondo me De Bruyne, considerando anche il rapporto qualità-prezzo, infatti l'ho pagato solamente 1300, è il migliore per il suo ruolo. Poi passiamo subito all'attaccante. L'attaccante, o meglio giocatore che Pink Palerò si crede questa sera, è Samuelito Eto'o in forma. Io ho pagato 650.000 un'oretta fa, poi ci ho fatto due partite, in due partite mi ha fatto un gol. Mi piace, ragazzi, mi piace alla grande. Infatti una qualità di Eto'o è quella di essere bravo anche sia fisicamente che nel colpo di testa. E questa qualità è molto buona per una punta centrale in un 4-3. Perché cosa succederà? Voi in attacco ovviamente o con le ali o rientrerete a tirare, quindi vi serve un giocatore molto buono nel tiro, come ad esempio Jesus Navas o vabbè Cristiano Ronaldo, ma anche un giocatore che sappia crossare per appunto la punta di sfondamento. Quindi voi cosa farete? La metterete in mezzo e Eto'o vi farà tranquillamente gol. Quindi ragazzi, adesso magari vi sto facendo vedere un po' di gol, spero che innanzitutto questa squadra vi sia piaciuta. Poi vi volevo ricordare appunto che questo giocatore io lo pingpalerò. Io vi avevo chiesto sulla pagina Facebook se preferivate il pingpale o lo squad builder. Innanzitutto non c'è stata una netta differenza fortunatamente, però mi sembrava che un po' più di gente volesse uno squad builder. Ma dato che è appena successa una cosa che non ho voglia di raccontare, che mi ha fatto un po' demoralizzare, se possiamo così dire, ho preferito fare adesso il pingpale e magari stasera al pingpale, così che appunto venga proprio una magicata e che io non sia condizionato da altre cose. Quindi ragazzi, come vedete, voi non state vedendo perché state vedendo di voi, spero che comunque la squadra vi sia piaciuta, spero che il video vi sia piaciuto, vi ringrazio ancora per tutti gli iscritti e tutti i mi piace che state mettendo. Magari se riusciamo a fare arrivare questo video a 1500 mi piace, mi fareste veramente un favore. E quindi detto questo io vi saluto, vi ricordo di passare dalla pagina Facebook per avere informazioni relative al pingpale di stasera con Samuelito Eto'o in forma. E detto questo io vi saluto e vi dico potente, a sempre al prossimo video, buon luck!